Ciao Franco, come vedi sei stato chiamato qui, c'è posta per te. Cosa ti aspetti da questa busta? Secondo te, chi può esserci? Ah, guarda, così su due piedi non lo so. Ridi, eh? Eh Vedi che sì, serve il rido, fatto. rido perché non. Potrebbe essere serio il fatto. No, non so proprio Non ti chi ricorda sia. proprio nessuno? No, perché i miei genitori sono andati in India nel 71. Non ha litigato con nessuno? Non posso capire chi sia. Però, Allora, noi onestamente. innanzitutto ti ringraziamo per aver accettato l'invito. No, io sono contento Ti per ringraziamo questo. anche da parte di Maria De Filippi, che Grazie. purtroppo è malata. Mi dispiace, io saluto Maria. Ciao Maria. Ciao, Maria. sicuramente mi starà vedendo da casa. Ora hai due possibilità. Se vuoi, apriamo la borsa. Se non vuoi, la lasciamo così e concludiamo questa puntata di C'è posta per Ma te. guarda, sono un po' curioso, dai. Vediamo un po', perché guarda, ripensandoci su, i miei genitori sono nel agosto del 71, se non erro, sono scappati in India per motivi di lavoro. Meglio aprire Io la sono borsa. cresciuto con mia zia e attualmente ci vivo. Guarda, non riesco a capire, non ho fratelli, non ho sorelle. Bene. L'unica speranza è che sia José. José, un amico di papà dell'Asia Con il occidentale. quale hai litigato? Molto. Bene. Allora, con il tuo permesso, noi apriamo la Va borsa. bene. Tan 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 Ora, se tu gli dai permesso, può parlare, altrimenti richiudiamo la busta. Che facciamo? È venuto sin qui dal Giappone, apposta per parlarti. Io gliela darei una possibilità. Inquadro un attimo. Sono sueso io. Ego, parla con me. Non ti sentiamo da tanto tempo. Dammi la possibilità. Un'ultima possibilità. Sono suo amico tuo. Giocavamo a scopetta, scopone insieme. Quanti uccellini abbiamo cantato. Gli diamo la possibilità di parlare? Ha già parlato. No, non ho No, parlato. ha altro da dirti. Quante canzoncini cantavamo insieme sulla scocciacola? Dai, Franco gli ha permesso di parlare, digli. Perdonami tu. Perdonami tu. Ehi, perdonami. Non perdonami. Non ho cazzo. Mica spezzato. José, come fai a non perdonare José? José, mio amico Adesso brasiliero. vivremo sempre felici e contenti.